Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video attualità, perché oggi andiamo a parlare del discorso dei BTS che hanno fatto alla UN. Non so se avete visto che i BTS hanno parlato alla 73esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Vabbè, il discorso di RM è stato bellissimo, ha parlato dell'importanza di amare se stessi e anche gli altri, incoraggiando non solo i giovani ma tutte le persone a dire la propria opinione e condividere la propria creatività. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Tuttavia c'è stata una grande controversia che è partita dopo il loro discorso, perché dopo di loro ha parlato questa youtuber quale Lily Sain, che se ne è uscita con una frase diciamo un po' infelice. Shout out to BTS, who millions of girls at home right now are crying. Shout out ai BTS, che adesso ci saranno milioni di ragazzine a casa e che stanno piangendo. Diciamo che non è stata un'uscita molto piacevole, dal momento che sembrava che stesse denigrando il discorso di RM, e su Twitter la guerra delle armi dei BTS contro questa youtuber. Ve ne leggo qualcuno. Allora, devo dire che ce n'erano veramente di cattivi video, con solo i tre che ho selezionato che mi sembravano un po' meno stronzi. Persone come Lily Sain sono la ragione per cui i BTS non sono prese seriamente dagli altri. Questa qua ha detto: shout out per Lily Sain, che ha reso meno importante l'impatto dei BTS come sostenitori globali per la protezione dei giovani. E poi quest'ultimo: senza offesa per Superwoman, ma se c'erano delle ragazze che piangevano a casa non era perché erano delle fangirl, ma perché comunque anche le fan sono comunque degli umani e quindi hanno sentito ogni singola parola che ha detto RM e nel suo discorso, e da umano a umano le hanno toccate comunque. Vabbè, io capisco che le armi dei BTS siano state molto protettive, e in effetti, visto comunque da questa prospettiva, con la battuta finale che ha fatto Lily Sain è stata non poco irrispettosa nei confronti di comunque questo gruppo K-pop. Forse anche questa youtuber era molto nervosa e volesse fare una battuta che però non ha fatto ridere nessuno e non è stata recepita positivamente da nessuno, quindi poteva veramente evitare. Se proprio qualcuno avesse dovuto fare una battuta, insomma prendere un pochino in giro i BTS perché hanno un botto di fan, che sono delle ragazzine, forse dovevano essere i BTS stessi. E un po' come ha fatto, avete presente Emma Watson quando ha fatto il discorso, lei che parlava dell'uguaglianza tra uomo e donna, e si è presa un po' in giro dicendo: ma chi è sta tizia di Harry Potter e perché sta parlando alla UN? You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. Se RM avesse chiuso il discorso dicendo la stessa cosa che ha detto la youtuber, sarebbe stato forse anche divertente volendo. Però se ci fosse stata qualunque altra persona a dirlo, sarebbe stato inappropriato in una situazione del genere, secondo me. Al di là di tutto, comunque dai, alla fine sia Lily Sain che i BTS stavano parlando più o meno della stessa cosa, ovvero amare se stessi e il mondo in cui viviamo. C'è già abbastanza negatività nel mondo, quindi aggiungerne altra dove le persone sono lì per cercare di migliorarlo, dai, possiamo evitare. Dalle stesse parole di RM, anche le celebrità fanno degli errori e sono degli umani. In ogni caso, congratulazioni a BTS e Superwoman, e scrivetemi nei commenti se vi sono piaciuti i loro discorsi. Noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio, quindi non mancate. E niente, grazie sempre per seguire il canale, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un bel pollice in su. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.